Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i fattori di rischio per l'epatite A nei viaggiatori. L'epatite A è una malattia virale del fegato che può essere contratta attraverso il consumo di cibo o acqua contaminati con il virus dell'epatite A o attraverso il contatto diretto con una persona infetta. Per i viaggiatori, esistono alcuni fattori di rischio specifici che possono aumentare la probabilità di contrarre l'epatite A durante un viaggio in una regione o in un paese in cui il virus è più diffuso. Ecco alcuni dei fattori di rischio per l'epatite A nei viaggiatori. Destinazioni a rischio. Alcune destinazioni in tutto il mondo, soprattutto in aree con standard igienico-sanitari più bassi, hanno una maggiore prevalenza del virus dell'epatite A. I viaggiatori che visitano queste regioni possono essere più esposti al virus. Consumo di cibo e acqua non sicura. Il consumo di cibo o acqua contaminati è una delle principali vie di trasmissione dell'epatite A. I viaggiatori che mangiano cibi crudi o poco cotti, o bevono acqua non trattata o ghiaccio di dubbia provenienza, possono essere a rischio. Contatto con persone infette. Il contatto con persone infette da epatite A, ad esempio attraverso la condivisione di cibo, bevande o oggetti personali, può aumentare il rischio di contrarre il virus. Condizioni igieniche precarie. L'accesso limitato a servizi igienici adeguati o una scarsa igiene personale possono aumentare il rischio di esposizione al virus dell'epatite A. Durata del viaggio. La durata del soggiorno in una regione a rischio può influenzare il rischio di contrarre l'epatite A. I viaggiatori che trascorrono un lungo periodo in queste zone potrebbero essere più esposti. Per ridurre il rischio di contrarre l'epatite A durante i viaggi, è possibile prendere alcune precauzioni. Vaccinazione. Il vaccino contro l'epatite A è una delle misure preventive più efficaci. La vaccinazione è raccomandata per i viaggiatori che visitano aree a rischio, soprattutto se prevedono di rimanere per un periodo prolungato. Igiene delle mani. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone, soprattutto prima dei pasti e dopo l'uso del bagno, è fondamentale per prevenire l'epatite A. Cautela nella scelta di cibo e acqua. Evitare il consumo di cibo crudo o poco cotto e bere solo acqua potabile sicura o bevande confezionate. Igiene personale. Mantenere una buona igiene personale e utilizzare disinfettanti per le mani quando il lavaggio delle mani non è possibile può aiutare a prevenire l'epatite A. Evitare il contatto con persone infette. Fare attenzione a non condividere cibo, bevande o oggetti personali con persone che potrebbero essere infette. Prima di intraprendere un viaggio in una regione a rischio di epatite A, è consigliabile consultare un medico o un centro di medicina dei viaggi per valutare le esigenze di vaccinazione e ricevere consigli specifici sulla prevenzione delle malattie infettive durante il viaggio. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.